Io direi quindi di collegarci immediatamente con il nostro inviato all'Aquila, Gianmarco Menga, per il prepartita, formazione e quant'altro. Sì, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori dallo stadio Tommaso Fattori dell'Aquila. Oggi il capoluogo abruzzese, giornata di sole, clima gradevole, circa 20 gradi centigradi, terreno in ottime condizioni. Buona cornice di pubblico, anche se ci si aspetta un'ulteriore affluenza prima dell'inizio del match. Un fulmine, quello di Gaeta, un sinistro velenoso direttamente da calcio d'angolo, e c'è stata la dormita complessiva della difesa aquilana. La palla ha danzato praticamente davanti alla linea di porta e poi è finita dentro, e dunque Gaeta, festeggiato dai compagni, trova il vantaggio per i suoi. Ha già tirato la rimessa, ancora Carcione, prova ancora il verticale per Improta, ingresso in area di rigore, il tocco per Infantino che si gira e la palla clamorosamente va a fondo campo dopo una deviazione tempestiva di Adamo, una deviazione che stava per mettere fuori casa Piacenza. La palla ha lambito il palo, c'è cioè calcio d'angolo per l'Aquila che è andata vicinissima dunque al gol del pari. Ecco, riprendiamo la linea, al 28esimo minuto c'è stata l'espulsione di Borgese per doppia ammonizione, in un contrasto di gioco ha bloccato la palla secondo l'arbitro con il braccio, secondo giallo e dunque espulsione per il centrocampista, per il mediano della squadra di Barbetta. Dunque siamo giunti qui all'Aquila al minuto 34, poco fa abbiamo detto in cronaca diretta di una buona azione per l'Aquila che ha avuto l'occasione di trovare il pari con un colpo di testa di Colussi sul rifornimento dall'out di sinistra da parte del terzino Ligorio, colpo di testa del centravanti aquilano che è stato sventato miracolosamente da Piacenza. Il calcio d'angolo, Improta con il destro, tapin vincente per lui, ha trovato il sesto sigillo stagionale. Piacenza ha fatto quello che poteva sulla botta da fuori aria di Lucciante, a quanto centrale, forse poteva fare di più sulla respinta. Improta è stato il più lento a ribadire in rete con il piatto destro e dunque l'Aquila trova il pari dopo aver spinto fin dall'inizio, bisogna dirlo, in questa ripresa. L'arbitro fischia in questo istante la fine del match, dunque risultato finale L'Aquila-Poligno 1-1. Poligno sale dunque a 5 punti, secondo risultato utile e consecutivo, secondo tra l'altro 1-1 per la truppa di mister Barbetta dopo l'1-1 interno contro il Borgo Abugiano. Dunque ribadisco nuovamente il risultato finale 1-1 allo stadio Tommaso Fattori tra l'Aquila e Poligno. Per ora è tutto, da Gianmarco Menga un caloroso saluto. Bene, grazie Gianmarco, quindi ottima radiocronaca.